Vorrei ringraziare tutti quelli che sono venuti all'inaugurazione del mio teatro. Signor Sindaco, signore, signori, amici tutti, che in questo fausto giorno siete qui riuniti in nome della cultura, a voi con il cuore traboccante di gioia e trepidazione giunga il mio più fervido ringraziamento. Oggi, 20 dicembre 1870, la nostra bella e ridente città lariana, che tutti amiamo, si arricchisce di una nuova favilla che illuminerà di luce sfolgorante le tenebre dell'ignoranza e della consuetudine. Grazie. Finalmente un sogno coltivato non solo da me, ma da molti altri comaschi si sta avverando. Un nuovo tempio dedicato allo spettacolo e alla cultura sta per essere aperto. Una fiaccola accesa soprattutto per le future generazioni, che avranno destra una nuova linfa vitale per le proprie virtù intellettuali. E se come io credo il grado di civiltà di una città lo si misura dalla quantità e dalla qualità degli spazi dedicati alla riunione della comunità e al suo innalzamento culturale, oggi la nostra, la vostra città, è immensamente più ricca e più civile. Bravo! 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 Mattone per mattone, da un privato, da me, Annibale Cressoni, Brescia. Mirabile, mirabile. I marciapiedi si possono rifare, le aiole si possono rinverdire, ma il materiale di cui sono fatte le anime, i cuori, le emozioni. Bravo! Bravo! Viva Cressoni, bravo! La mia modesta speranza è che per me, grazie, che la mia tomba non venga coperta da erbe moleste, ma che questo luogo venga amato dai suoi concittadini e soprattutto, dico soprattutto, conservato come bene prezioso dalle sue autorità. Bravo Cressoni! Annibale! Bravo! Mai, nemmeno 300, 120, 128 anni. Ma che è scritto sta roba?
Grazie, grazie. Bravo. L'anno 1870 un nucleo di persone di buona volontà, alla testa il Cressoni. Bravo Cressoni. Animate, signori, animate da sentimento umano verso i propri simili, incoraggiati dall'esempio che veniva da illustre altre città, posero le basi per la costruzione di codesto teatro, il quale non tarderà a far sentire i suoi benefici, effetti su tutta la popolazione comasca. Bravo, 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 bravo. Così. Furono essi che madri pietose che allargarono e tennero vivo quel sentimento umanitario, il quale è destinato a conquistare ogni essere che porta il nome di uomo e che farà bello il secolo nostro nei secoli a venire. Amen. Bravo, bravo, bravo. Non è il momento di ironia. Non vi farò la storia di questo. Bellissimo! Bravo! Ho perso il filo! Che qui è pur vero, noi non abbiamo contribuito in alcun modo. Possa essere pegno costante di benessere per il nostro novello sodalizio, in modo tale che il nome di Como torni gradito esempio a ogni città. Bravo! 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 Se mai, sto per concludere, un di fosse la municipalità obbligata a scegliere tra qualunque cosa di diverso da questo magnifico teatro e questo magnifico teatro, che vuol dire? Mai a una rimessa per carrozze, mai a negozi, vicino o grandi che siano, se prima non avrà pensato all'arte, alla cultura, alla conoscenza. Bravo, bravo, bravo. Queste sono parole. Una frase mia che uso spesso e volentieri. Fatti non fumo, non fumo, a vivere come bruti. È mia. Un rinnovato applauso a quel concorso di persone. Munich, che compirono il loro massimo sforzo quando pose la prima pietra da noi mai sollevata e portò a compimento questo edificio che è diventato decoro del paese e ritrovo geniale. Bravo! 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 Viva la municipalità! Prendo la parola. Abbiamo l'onore di avere qui uno dei più grandi attori di questo secolo, Ermete Zaccone. Bravo! Bravo! Ermetico! Prego, prego! Voi lo sapete, l'attore è il sacerdote della parola. Lui è anche schiavo, però. E quindi io potrei tacere, fare silenzio, in modo tale che il silenzio prepari la battuta, la prepari, la presenti, ecco. Imperciò che, quindi per cui, io dirò la mia prima battuta a voce fioca. Hai la mente, impavida è la mano, colei da cui costrutto si promana e chi la mossa con ingegno umana. Nomato è Battista Donegana. Bravo! Bravo! Vai nel cielo, si troverà raccolta, neppure se a guardarlo tanto t'attardi, tanta bellezza come sulla volta. Un'opera d'arte. Dico di gente che pur nella chiusura rimasta e a bocca aperta ore ed ore. La colpa di simile postura è del Borgo Maneiro, decoratore. Bravo! 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 Eppur ti duole il cuore quando il sipario cala sull'immensa opera divina di quelle ricche scene. E solo per te non veo indicibile né un verbo, né manco tra i più buoni. Soltanto si può dire anni. Bravo, bravo. Se ricredi che sentite
parla con tubini gnau. La gente la capis, no? Bisogna parlare con la nostra lingua, mia col didino, il didino, no? Ognuno parli ciò che sa parlare. Che sta qui la poesia, che sta qui la lingua, che bisogna parlare di nostro teatro. Caro, il teatro non è di nessuno, non è vostro, non è nostro, non è mio, non è suo. Il teatro è il posto anzi dove si è, senza avere. E questo. Piace. E la merita? Mi sono tua. In un bosco, ti scrivi. Poesia di Nossas, di Nosmur, che sta qui? Per dire la verità, questo è Dante Alighieri. So, fiorentino. So, cugnoso. Eseguo? Posso eseguire? Eseguo. Un applauso, signori! Teatro inaugurato! Potete accomodarvi anche di prenderli. L'uscita. Perché
fare tutta. Adesso facciamo l'uccignolo e il resto di Pinocchio è meglio aspettare quando ci sono tanti bambini.